Notte di San Lorenzo, notte di stelle, notte di desideri. Notti, quelle di oggi e domani, passate all'aperto con il naso all'insù e una manciata di desideri in tasca da esprimere. E quest'anno preparatevene tanti, sì, perché alcune condizioni astrali favorevoli faranno sì che gli avvistamenti saranno maggiori rispetto al passato. Stelle cadenti, dicevamo, ma che in realtà non sono proprio delle stelle, ma detriti lasciati dalla scia di una cometa. In realtà diciamo che è il nome volgare che si dà nel linguaggio comune. In realtà si chiamano Perseidi e sono dei frammenti lasciati da una meteora che si chiama Swift Tuttle, che prende il nome dai due scopritori, e la Terra, orbitando appunto attorno al Sole in queste serate particolari, si trova proprio ad incontrare questi detriti lasciati da questa meteora, che in realtà sono del ghiaccio sporco e altri detriti accumulati appunto nello spazio. Quindi in questo periodo si vedono questi frammenti e questi detriti che toccano l'atmosfera, pensate, con una velocità di 50 km al secondo, e sono molto piccoli, perché in realtà sono dei frammenti come un granello di sabbia, proprio perché abbiamo l'atmosfera che ci protegge. Per osservarla, in questo periodo c'è il picco, ne vedono tantissime, pensate che se ne possono vedere dalle 150 a 200 meteore all'ora, e per osservarla occorre guardare in direzione nord-est. Nella costellazione di Perseo, ecco perché appunto vengono chiamate Perseidi, perché il punto da cui arrivano e sembrano arrivare le scie si trova proprio nella costellazione di Perseo. Il picco delle meteore lo avremo nella nottata tra l'11 e il 12 agosto, quindi, e grazie alla natura, potremo godere anche di qualche spettacolo aggiuntivo. Intanto non abbiamo, come l'anno scorso, la luna in fase di luna piena, quindi siamo ancora in fase di primo quarto, quindi fino al 14-15 di agosto se ne osservano tantissime, il cielo è poco luminoso, e poi sono visibili tutti i pianeti in questo periodo, quindi da dopo il tramonto sono visibili Venere e Giove, i due pianeti più luminosi visibili in cielo, subito bassi sull'orizzonte, Mercurio anche, il pianeta più piccolo del nostro sistema solare, e allineati abbiamo anche Saturno e Marte, vicini alla bellissima stella Antares, naturalmente insieme alla Luna in fase di primo quarto. Quindi uno spettacolo esatto in cielo, veramente bellissimo. Noi siamo stati come gli antesignani su questa serie di iniziative, di questa serie di serate. Adesso vedo che ormai in tutto il territorio, sia provinciale che non, queste iniziative stanno aumentando a dismisura. La cosa ci fa assolutamente piacere, però ecco, noi continuiamo a dare molta professionalità su queste serate con i nostri operatori, che spiegheranno in maniera molto precisa e puntuale su quello che si riesce, sperando il tempo, a vedere, e di conseguenza ecco, tutta la settimana di Ferragosto è proprio incentrata su questo aspetto della volta celeste alla sera. Bene, certo che se avete a disposizione uno strumento come questo, il compito e l'avvistamento risulta essere un po' più agevolato, però magari munitevi di tanta pazienza, mettetevi in una posizione, come diceva Alessandra, e quindi insomma occhi al cielo e naturalmente tanti desideri a disposizione.